forno crematorio di Como, l'impianto resta ancora chiuso. Il percorso per l'assegnazione del servizio procede, conferma l'assessore ai servizi cimiteriali del comune di Como, Francesco Pettignano. Ma prima di aggiudicare la struttura è necessario effettuare alcune prove di collaudo, visto che il forno è rimasto inattivo per diverso tempo. Poi l'assessore aggiunge: l'ufficio tecnico sta coordinando il lavoro. Il forno è chiuso, lo ricordiamo, dal giugno del 2016 e ha creato molti disagi per i cittadini comaschi che per poter esaudire l'ultima volontà dei propri cari sono stati costretti negli anni a peregrinare da un impianto all'altro. Una sola offerta è arrivata a Palazzo Cernezzi nei mesi scorsi per il bando sulla gestione del forno crematorio, che prevede anche la pulizia e la manutenzione della struttura. Si tratta di UNATI, un'associazione temporanea di imprese che ad oggi avrebbe superato l'esame della commissione tecnica, ma resta in attesa appunto dell'assegnazione. I tempi di riapertura dunque restano incerti finché, come detto, non saranno effettuate le prove di collaudo dell'impianto per verificare che non ci siano eventuali danni e problemi alla struttura inattiva ormai da 4 anni.